fare il quarto appuntamento del quiz della parrocchia di Mater Ecclesiae. Tra un po' si affronteranno le aquile contro i lupi nel nuovo torneo condotto da Grazia. Prego, Grazia, a te la parola. Buonasera a tutti. Siete pronti, ragazzi? Sì! Iniziamo con la prima domanda. Mi raccomando, scrivete in grande. Cosa si festeggia il 25 dicembre? Giriamo le lavagnette. No, aspetta, non è finito. Oh mio Dio, smettila! I lupi scrivono il Natale. Natale? Perché è nato Gesù. Perché è nato Gesù? Hanno fatto la risposta esatta entrambe le squadre. Accidentacci, picchia! E smettila! Passiamo le penne al secondo concorrente. Io adesso cancello. Fammi un tovaglio. Seconda domanda. Come si chiama il dito più piccolo? Giriamo le lavagnette. Ecco fatto. I lupi scrivono mignolo. Le aquile scrivono mignolo. Risposta esatta. Due pollici. Vorrei essere a tre, allora due. Così okay. Fatto. È il tuo turno. È il tuo turno. Siamo pronti per la terza domanda. Perfetto. Quale? Sono troppo facile. Quale animale produce la lana? Non ho più stellato. Sembra che non vi basta il tempo. Anche un'altra ce n'è però. Tiriamo. La pecora. Per i lupi, la pecora, per le aquile. Wow. Risposta c'era esatta. Anche la c'era anche la capra. Tre pari. Così non la finiremo più. Adesso tocca a me la perna. È troppo facile. E a lui la cacciare. Isabella, quarta domanda. Attenzione. Come si chiama? Come si chiama l'amico di Pinocchio che diventa asino prima di lui? Giriamo le lavagnette. Una defiance per i lupi che non scrivono niente. Mentre le aquile scrivono lucignolo. Risposta esatta. Anche un lucignolo dell'asino. Accidenti. Cioè non mi vedeva il nome. Gli è venuto. Punto per le aquile. Quindi arrivato al sesto punto della competizione, le aquile sorpassano i lupi per una virgola. Non credete. Oh no! Attenzione! Andiamo, arriviamo a una domanda di aritmetica. Oh mio Dio! Attenzione. Che cos'è l'aritmetica? Mi sa che sono operazioni, io sono bravissima. Pronti? Quanto fa
4 per 8. Se lo dite più a voce alta. Giriamo pure le lavagnette. Adesso tocca a me cancellare. Aquila 32, lupi 32. 4 per 8 32. Sì. E vabbè, stessa cosa. È quello risposta che è esatta. No, io pensavo un punto per il tanti sono verdi le domande. L'importante è partecipare. Certo, certo. Ok. E siamo a 5 a 4 per le aquile. Siete pronti? Sì. Quali animali vivevano nella preistoria? Aspettate. Giriamo le lavagnette, le aquile dicono T-Rex, Velociraptor, dinosauri per i lupi. Risposta esatta. Sì. Mi sembra, no? No, giusto. È giusto. E siamo a 6 a 5 per le aquile. Con i T-Rex e i però non è affatto giusto che ci abbiamo superato. L'importante è divertirsi. Appunto. 6 a 5. Già. E arriviamo alla settima domanda. Attenzione, andiamo sulla religione. Sì. Chi costruì l'arca che servì per il diluvio? Attenzione, 3 secondi. 1. Giriamo le lavagnette. I lupi scrivono Noè. Le aquile scrivono Noè. Con anche il disegno dell'arca. Con l'arca, il disegno dell'arca. Risposta esatta. Mordami, si fa così. Guarda, facciamo prima col fazzolettino. Dai, andiamo. Adesso tocca a me col fazzolettino. All'ultima domanda. No, ma sono 20. L'ultima è 20, allora facciamo una. Ok, stiamo zitti. È bello. Vediamo se vi intendete di musica. Sì, io so solo tutte le canzoni, ma non ne sono mai. Vediamo se conoscete questa. Come si chiama il frate Campanaro? Scusa? Tu lo sai? Che sono le campane di Don Dan. Ah, allora è facile! Non ho detto che era difficile. Mi passa solo il nome, ragazzi. 2, 1, 0. I lupi scrivono Martino, le aquile scrivono Martino. Fra Martino. Dovete fare anche le campane, esatto. Accidenti però, Suona le campane. Suona le campane. Din don dan, din don dan. Fra Martino. Dalla regia una richiesta alla conduttrice. Prego. Allora. Abbiamo detto che eravamo 7 a 6, sono 7 per le aquile la squadra rosa e 6 per i lupi la squadra verde? Sì, beh, adesso siamo 8 a 7. Va bene. Okay. No, siamo 7 a 6, no? No, adesso siamo 7 a 7. Isabella, qualche volta puoi stare zitta.
E arriviamo alla nona domanda. Adesso vediamo se sapete contare. Ok. Se sapete contare. Quello allora lo so fare. Quanti erano? Scrivete solo il numero, eh. Quanti erano? I trentini che entrarono a Trento. Come entrarono a Trento? Vediamo, vediamo quanti erano questi trentini che entrarono a Trento. Vai con le lavagne! No. Erano 33? Sì. Sbagliato! Sì, no. È giusto, erano 33. Trotterellando. Trotterellando. E come diamo la trotterellera? Se siamo 9 a 8, sempre per le aquile, non si sono ancora fatti raggiungere. Allora, come vi intendete di sport anche? Sì! E allora siamo a posto. Come si chiama il giocatore di calcio che può prendere il pallone con le mani? Pronti? Pronti? Diamo le lavagnette. C'è scritto portiere per le aquile e portiere per i lupi. Risposta esatta. Cercate di non spuntare i pennelli, eh? Allora, una domanda adesso che può complicarvi la vita, eh? Aiuto. Attenzione, pensateci bene, che mestiere fa chi usa la stoffa, il filo e l'ago? Attenzione, le aquile, attenti con quella lavandina. Le aquile dicono sarto, i lupi dicono sarto. Risposta esatta. Sì, tocca a me, cancella. Io ho sentito, state, mi avevate detto che queste non le indovinavamo. Sì, io ho sentito. Allora, io allora. Pronti? Abbiamo fatto il giro di Poa. Siamo alla dodicesima domanda. E quindi abbiamo le aquile che conducono il gioco contro i lupi. 11 a 10. Sì, signore. Sì, signore. Pronti? Questa è la sbagliata. Adesso un altro scioglilingua. Come si chiama il figlio di Apollo che fece una palla di pelle di pollo? Come si chiamava? Dai, basta, si parte con possiamo girare le lavagnette senza sbattere le mani. Dai, non è bello. Allora, i lupi scrivono a pelle. Signore, le aquile scrivono a pelle. Grazie al vostro suggerimento, signorine. Perché vi hanno sentito. Sì, perché vi hanno sentito. Ah, perciò per voi. E perché me l'ho solo ricordato.
magari se suggerite più a voce bassa, magari non sento. E poi io me lo sto cantando. Attenzione, ritorniamo all'aritmetica. Alla religione. Ah. Chi tradì Gesù? Uno, pronti al giro delle lavagnette. Le aquile dicono Giuda Iscariota e i lupi dicono Giuda Escariota. Ci accontentiamo di Giuda. Risposta esatta. Ci prestate questo per favore. Grazie. Perché l'avete perso. Allora chiederei alle bambine dei lupi di calmarsi per favore. Grazie. Allora arriviamo alla 14ª domanda e passiamo alla geografia. Io mi sono fatto l'autointerrogazione. In quale regione si trova la città di Cagliari? E no, troppo grande! Zitto! Che bello! Fermati, fermati. Sì, ma io ho chiesto la regione. Certo, è troppo facile. Cosa si dice? Attenzione! Pronti? Giriamo le lavagnette. Le aquile scrivono Sardegna. I lupi scrivono Sardegna. Risposta esatta. Pronti? Aspetta, no, non siamo pronti. Le aquile conducono sempre per 14 a 13. E ancora non si sono fatte raggiungere le aquile. Perché volano. I lupi non volano. Attenzione. Ma corrono di più. Arriviamo a una domanda sui cartoni animati. Se non conoscono dei cartoni animati che conosciamo noi, vinciamo. Come si chiama l'elefante volante di Disney? Dobbiamo aspettare fino a quando... Ecco, sì, no! Giriamo le lavagnette. Le aquile scrivono... Le aquile scrivono... Ricordiamo dalla regia che i disegni non sono ammessi. Accidenti! Perché hai visto? Allora, ho avuto un'idea, cancelliamo. Possiamo leggere la risposta? Va bene. Ok. Le aquile scrivono Dumbo. I lupi scrivono Dumbo. Risposta esatta. Ma è cosa mi sta facendo? Non è un punto in più, anzi, il punto non c'è. C'è la abbiamo tuffa. Morello signore. Adesso abbiamo una domanda che forse è difficile. Vediamo un po'. Ma secondo me siamo alla 17ª, no, 16ª domanda e le aquile conducono per 15 a 14. Quale pianta produce l'uva? Non me lo dite! Sottovoce magari, Perché i numeri sono infuocati?
giriamo, abbiamo vite, vite, risposta esatta. Aiuto! Oh, mi sta cadendo. Che ne dici in regia di mettere una complicazione a queste ultime domande? Assolutamente. In queste ultime domande il tempo di risposta verrà più che dimezzato. Vuol dire che sarà 3? Quindi 5. Silenzio. Ha detto più che dimezzato. E cercate di... State attenti, perché non avete il tempo per fare gli spiritosini. Accidenti. Scrivere, quindi chiaritevi bene le idee prima. Passiamo alla 17ª domanda. Parla di? Religione. Oh. Ah, perfetto, una. Allora, scrivetemi. Quanti sono gli evangelisti? Evangelisti, e scrivetemene almeno uno. 5, 4, 3, 2, 1. Dice almeno, poi anche. Almeno uno va, uno mi basta. Sì. Lavagne. Lavagnette, tempo finito. Tempo finito. Tempo finito. Allora, le aquile scrivono Marco, ma non scrivono il numero. Io ve l'ho detto! Tu hai detto di scriverne uno. Ho detto quanti sono gli evangelisti e almeno uno. I lupi. Signori, i lupi raggiungono le aquile. Perché scrivono tutte e due le risposte. 4 e Marco. Ragazzi, perfetto. E le squadre vanno in perfetta parità. Vanno in perfetta parità. Avete visto? Vincevo noi. Diciottesima domanda. Attenzione. Qui la risposta è lunga. Avete solo 5 secondi. Cosa? E siamo alla storia. Pronti? Dovreste averlo studiato, eh? Ok. Come si chiama il periodo successivo al Paleolitico? 5, 4, 3, 2, 1. Scrivi, scrivi, non c'è. Tiriamo fuori. Giriamo le lavagnette. Aspetta, non ora, aspettano. Aiuto. Allora, le aquile scrivono Mesolitico. Mesolitico. Neolitico. 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 I lupi scrivono Neolitico. La risposta esatta è Neolitico. Era il Mesolitico. Perché hai detto Mesolitico? Non l'hai detto, mio amico. E abbiamo un sorpasso. C'è tutto il tempo. Avete due sole possibilità perché mancano solo due risposte. Allora, guardate, mi metto gli occhiali per vederla bene la domanda, eh? Mm? Chi le ha scritte le domande, Nicolò? E quindi lo so quante ne mancano, vero? Allora, come si chiamava il giovane resuscitato da Gesù? 5, 4, 3, 2, 1. Un suo amico che si chiamava... Lavagne. Lavagne. Ci mancava un lupi. Lupi. Lupi le lavagne. Lazzaro. E Lazzaro. Va bene, risposta esatta. I lupi però continuano a rimanere in vantaggio. Signori, ultima domanda. Ultima possibilità di pareggio o di vincita. Allora. Però abbiamo una piccola variazione. Prego, regia, dici. La risposta esatta di quest'ultima domanda farà doppio. Vale 2 punti. Oh! Wow, quindi potete vincere. Dobbiamo vincere assolutamente la risposta. Ecco, allora voglio sapere, mi dovete scrivere velocissimamente perché è un po' lungo, il nome, solo il nome del nostro Papa. 5,
4, 3, 2, 1. Fatto. Niente. I lupi dicono Francesco, le aquile dicono Francesco. La risposta è esatta per entrambi, due punti per entrambi, ma le acque vengono sorpassate. E quindi i lupi vincono questo round del nostro gioco a quiz. Dobbiamo ricordare i vincitori di questa quarta puntata del quiz di K2 sono i lupi. Però chi un applauso è, un applauso per i lupi. Grazie, 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 bravo me, bravo me. Le aquile non devono sentirsi sminuite, bravo me, perché, bravo me, perché Nicolò è molto deluso da questa cosa, cioè, sicuramente vi siete divertiti, sì, avete giocato con piacere, grande delle squadre, i complimenti dalla regia per la bellissima competizione. Ora vi potete mangiare una caramella. Dai, Nicolò. Grazie. Ascolta, adesso non mi dovete vantare. No. Ringraziamo gli ascoltatori. Bravo me. Dai, Nicolò, prenditi una caramella doppia che ti porta via la malinconia. Però io l'ho fregata. Ah, ma nessuno ti aveva autorizzato. Tu sei un po' imbroglione. Ok. Grazie bambini, ci siamo divertiti. La cosa più bella di queste competizioni non è tanto, è partecipare, divertirsi, giocare. E poi intrattenere il pubblico con una mezz'oretta al riso di lui. Quindi non dovete preoccuparvi se non mettete la punta delle caramelle.